Questa mattina la città di Battipaglia si è fermata, riunendosi in piazza Mendola per dire tutti insieme no alla chiusura della Treofam. Istituzioni, politiche, sindacali, studenti e lavoratori. La battaglia prosegue fino a quando non si avranno notizie della multinazionale Jindal. Il prossimo 24 gennaio è previsto al MISE l'incontro per definire il piano industriale da parte della società indiana. Intanto ieri l'ambasciatrice indiana in Italia, René Sandhu, ha chiesto chiarimenti ai vertici indiani della Jindal e risponde al presidente di Confindustria Salerno Andrea Prete all'appello lanciato per la situazione dello stabilimento battipagliese, chiedendo un incontro immediato al presidente degli industriali salernitani. È una giornata molto importante. Abbiamo avuto una bella risposta alla nostra richiesta, abbiamo molte associazioni, comuni limitrofi, addirittura sono arrivati anche i colleghi di Terni, il che ci fa sperare in uno sbombilitamento almeno delle coscienze di queste persone. Perché a questo punto, oltre a parlare sempre dei numeri che loro continuano a negare o delle situazioni che loro continuano a mascherare, dobbiamo forse fare leva un poco sulle coscienze di queste persone. C'è stata anche l'apertura fatta dall'ambasciata indiana alla lettera di Confindustria. Speriamo che magari qualcuno che parli la loro lingua e che legga il libro al loro verso. È purtroppo un ennesimo caso in cui un imprenditore italiano, dopo averla sfruttata, cede un'attività importante come quella della Streofan di Battipaglia e la svende con i debiti al compratore turno, in questo caso gli indiani di Jindal, i quali seguono un copione già visto, prendono un marchio, vogliono riorganizzarlo e vogliono abbandonare in mezzo a una strada persone, attività produttive e speranze. Noi non possiamo accettare una logica di questo tipo. Chiediamo, già ci auguriamo nell'incontro del 24 prossimo al Ministero, che venga presentato un piano industriale che salvaguardi il futuro di Treofan e che soprattutto salvaguardi i posti di lavoro. Non è accettabile perdere un'altra azienda in questo mezzogiorno già devastato dalla crisi, dalle ingiustizie, dalla illegalità. Abbiamo qui ragazzi e ragazze che stanno battendosi con tenacia e con forza per mantenere aperta la speranza per il loro futuro e siamo qua a sostenerli con tutta la nostra mobilitazione e chiediamo a tutte le forze politiche, alle istituzioni che ci sostengano in questa lotta. Lei che ha il polso della situazione anche a Roma, in questo senso come si sta comportando il governo? Il governo si è pronunciato in maniera abbastanza netta a favore del mantenimento delle attività. Occorre però che al di là delle parole si passi a dei fatti, a delle azioni coinvolgendo le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali, in soluzioni che individuino un possibile piano industriale che sia in grado di salvaguardare i posti di lavoro. Treofan! Sì,